a quei vecchi Alessandro Bertone, è stato l'ultimo a finire la Juventus per due volte consecutive. Non credo che sia cambiato poco quando ci viene il temperamento, quella giusta cattiveria per sempre in determinate parti. Carlo Osti! La conosciamo, però molti di quei giocatori poi hanno avuto una carriera importante e tutto questo si deve anche al figlio di Bruno Iovino. Poi il pareggio non si è bene allora il primo tempo si interessa andiamo nei spogliatoi. Lasciamo la porta del corridoio aperto e passeggiamo di vita e dai. Una cosa che a proposito della legge del Partenio, che io ho venuto anche a giocare da venire da avversario quando ero nella Fiorentina e mi ricordo che quando entravamo negli spogliatoi, non so cosa cavolo ci avevano messo, ma cominciavano a piangere tutti gli occhi, non so come mai, ma era successo qualcosa di strano. Infatti entravamo in campo con tutti quanti e perdevamo la partita. Rientrassi nello scambio con i giovani per sei arrivato in linea, sei diventato subito, hai preso il temperamento. Ma tu propriamente lo scambio con Vignola per poi nel primo anno giocai anche con loro, quindi sono se Vignola per poi. L'anno successivo che entrarmi se Vignola per poi andarono a giocare con loro. E devo dire che per me fu una scelta importante quella del trasferimento, perché alla Juve giocavo poco, molto poco, e decisi di scegliere una squadra dove avrei potuto poter giocare di più, perché non c'erano procuratori, non c'era un rapporto, non c'era un rapporto diretto con la società. E un giorno mi ricordo che Franco Landi, che era un grandissimo direttore sportivo che aveva lavorato anche a stretto contatto con Avellino, e mi disse che ci sarebbe stato Avellino interessato a me. E al momento rimasi un po' perplesso, poi venne da Avellino, un po' di città, e devo dire che fu un bello studente, perché ovviamente a quei tempi tutto era legato alla permanenza in Serie A e anche alla vita del giocatore, diciamo che migliorava a seconda delle prestazioni al momento, se si diceva era una settimana ovviamente di grande tranquillità, se al contrario si era una settimana più dura. Quindi furono due anni in cui ci arrivavano due grandi salvezze e la fortuna di conoscere calciatori con i quali poi ho mantenuto dei grandi rapporti anche successivamente, quando poi io ho intrapreso un'altra attività sempre valendo nel mondo del calcio, e questo è stato per me molto importante. Per quanto riguarda la legge del Partenio, io sono perfettamente d'accordo sul fatto che il Partenio rappresentasse uno stadio forse unico in Italia per la forza e la spinta che riusciva dai giocatori e per il timore che riusciva a incutere alle squadre avversarie. Ma devo anche dire che i tifosi hanno soprattutto la fortuna di avere grande squadra, perché da vedere quei 10 anni di Serie A, quindi già lo so anche il discorso di Carlo Spina, cioè 10 anni di Serie A, scuola Serie A, 16 squadre, è tanta roba, sinceramente. Furono salvezze sanguinose, ma la Lega era sempre una squadra e riusciva a mettere i giocatori migliori e l'anno dopo la squadra era più forte. Quindi devo dire che era una squadra che
aveva già capito come funzionano poi il calcio nel futuro, cioè vedeva i giocatori migliori, trovava i giocatori che o non avevano grande spazio nei club più importanti, oppure erano giovani che dovevano fermarsi, li portava ad Avellino. Qui c'erano le condizioni ideali per un giocatore per dare il massimo, perché Avellino non offriva grandi prestazioni, o uno faceva il calciatore, o uno faceva il calciatore. Quindi diciamo che riusciva a tirare fuori le qualità migliori, e se non le riuscivo le diventare un calciatore da Serie A. Quindi per me sono stati due anni eccezionali, e poi fece intorno al 40 e 84. Mi piace ricordare, spesso di non sono amici proprio. E quando arrivò in Italia, alla terza partita, meglio di una partita. L'Udinese aveva preso lo Zico e quindi diciamo che si presentava in assi di partenza non più come la squadra provinciale che doveva salvarsi e basta, ma sembrava che si è fatto un piccolo salto di qualità per poter aprire la Coppa UEFA. Zico arrivò in Italia e la prima partita giocò l'Udinese a Genova, vincendo 5-0 e lui fece la sospensione. La seconda partita fu Udinese Catania e la Udinese vinse 3-0 e lui fece ancora la sua menzione. Alla terza partita era Avellino e fu la prima partita veramente, diciamo, incandescente per Zico, perché la partita fu vinta 2-1 da noi con un torrente di Digno, ma fu una partita piena di scontri fisici, la prima vera partita in cui Zico capì cosa lo avrebbe aspettato nel calcio italiano, nella Balcanica italiana. Quindi per fuori una grande polemica, dicendo che era stato maltrattato da me perché gli avevo tirato la maglietta per l'ultimo anno. In realtà poi io ho fatto quello che gli avevo fatto tutti gli altri professori italiani a partire dal domenica successiva, quando giocò contro l'Anzino dell'Ascoli, perché il calcio in Italia era quello, c'era la marcatura nuova, strettissima, e lui non era abituato a quello con il calcio. Infatti si allenò solo con lui in quella partita e poi non si allenò più, perché capì molto la fretta. Se voi non usciva da Rieti, a Rieti l'ho portata questa qua, a Pescara, a Crotone, a Catanzaro. Ma perché, come l'hai ottenuto? Ramon Diaz, direttamente da lui. Il terzo anno di geometra, andammo a vedere l'allenamento e ho avuto questa grande gioia, che poi mi sono accorto che è meglio di un santo sta. Ma che giocatore era per te? Ramon Diaz era un idolo per tutti, l'argentino, all'epoca giocava soltanto un solo straniero, quindi era il top player. Adesso ci dobbiamo arrangiare con quello che ci abbiamo, però è vero che prima o poi torneremo.